facendo il tema appunto della coerenza, e questo grande scrittore Dostoevskij aveva scritto uno dei suoi libri La bellezza salverà il mondo, ma noi potremmo dire invece che è la tenerezza che salva il mondo, salverà il mondo, perché la tenerezza in fondo racchiude in sé la bellezza. E la tenerezza salverà il mondo perché chi ce l'ha proposta, chi ce l'ha presentata, chi ha messo proprio in atto la tenerezza è Gesù. Quindi la salvezza è di tutti quanti. In effetti è anche scritto che il Vangelo non è qualcosa che può riguardare solamente noi cristiani. Il Vangelo è stato scritto per tutta l'umanità. Ho domande di anche per coloro che dicono di non credere, perché non fa separazioni. Questo messaggio di salvezza per tutto quanto l'umanità. Ma è chiaro che per poter realizzare questo piano di salvezza è necessario che noi ci comportiamo e viviamo come il Signore ci ha insegnato. E gli altri possono conoscerlo da come noi testimoniamo ciò in cui noi crediamo. Questa è una grande missione che ogni cristiano ha, che ognuno di noi ha. Ma quando si parla di tenerezza, nel gergo comune una persona che si dice questa è tenera è più un aspetto, diciamo così, dispregiativo quasi, no? Perché è come se manifestasse mollezza, è come se manifestasse, diciamo così, la forza di poter affrontare le situazioni. Non è affatto vero, è molto diverso, perché la vera tenerezza è qualcosa che va oltre il molliccio, è contro la rigidità, e invece è flessibilità, è capacità di potersi piegare, per accogliere, per ascoltare, è qualcosa che ci porta ad avere gioia, a ringraziare il Signore per la vita che ci ha donato. Tenerezza è tutto quanto può aiutarci a poter vivere la presenza di Dio nel nostro cuore. Potremmo anche dire che la tenerezza è un po' come il nostro cuore, in fondo, no? Ci sta appunto il momento della sistola e della diastole, no? Quindi questa contrazione e poi questa dilatazione. È quasi a dire che la tenerezza tende, chiaramente, a dare e a ricevere. Non dimenticando che noi non possiamo dare agli altri ciò che noi non possediamo. E questo è già un aspetto su cui dovremmo anche individualmente riflettere, no? Se vogliamo parlare di amore, vogliamo parlare di pace, vogliamo parlare di capacità, di compassione, sì, ma se tu tutto questo non lo tieni dentro di te, come lo puoi portare agli altri? E se non ce l'hai, perché non lo chiedi al Signore? Perché non ti impegni affinché tu possa vivere questi aspetti, queste virtù, che non sono altro che la manifestazione dell'amore di Dio che noi dovremmo poter fare, ecco, operare nel nostro quotidiano. Allora ecco che tenerezza è un dinamismo. Soprattutto ci chiama a ringraziare il Signore, a ringraziare per la vita che ci ha donato. Quindi è dono, è accoglienza, è farsi carico dell'altro. Questa è la tenerezza. Vi voglio leggere, l'ho riportato sul foglio, un discepolo che si rivolge al maestro chiedendo: come posso ottenere la grazia di non giudicare mai il mio vicino? È da un po', no? E allora il maestro risponde: con la preghiera. Allora perché non l'ho mai ottenuta? Cioè questa è una persona che prega, eppure si rende conto di non aver mai ottenuto questa capacità di non giudicare. Perché non hai pregato nel posto giusto, risponde il maestro. E qual è? È il cuore di Dio. E come ci arrivo? Comprendendo che chi pecca non sa quello che fa e va perdonato. Qui c'è tutto quanto, c'è un progetto di vita. Perché poter pregare Dio nel posto giusto, il luogo di Dio, il suo cuore, come faccio a pregare nel cuore di Dio? Posso pregarlo se inizio a vivere la mia esistenza come creatura sua, se inizio a continuare la mia esistenza ringraziandolo continuamente per il dono che mi ha fatto, per la stessa vita che mi ha donato, per tutto quello che ho, perché tutto quello che noi abbiamo dalla vita,
più o meno la salute, il nostro lavoro, quello che è la casa, la moglie, i figli, in fondo sono sempre doni di Dio. Allora, se iniziamo a considerare che tutto questo è il dono di Dio, inizieremo pian piano a capire che questo è anche il luogo di Dio, perché lì noi sperimentiamo il suo amore. E se sperimentiamo il suo amore, allora le nostre preghiere realmente possono aiutarci ad accogliere l'altro, a perdonare, solo se stiamo nel cuore di Dio. Quindi è un atteggiamento molto profondo di tenerezza. Stiamo adesso mettendo in evidenza quali sono appunto, no, le caratteristiche, no, di questa virtù. Tra l'altro questo è un atteggiamento che Dio ha già e lo ha manifestato. Se dovessimo andare a leggere i vari passi, no, già nell'Antico Testamento, vediamo come la condiscendenza di Dio, questo Dio che dall'alto si piega verso la sua creatura per potergli stare vicino. Allora, quando Sion, ad esempio, ha detto che il Signore mi ha abbandonato, che cosa risponde attraverso la parola? Si dimentica forse una donna del suo bambino? E quando anche dovesse accadere questo, io non mi dimenticherò mai di lui. O in altri passi, quando come padre dice: come un padre trova tenerezza per il suo figlio, il Signore è tenero verso chi lo teme. E in altri passi c'è proprio questa bellissima immagine, no? Che dice che l'amore di Dio è come l'amore di un padre che prende il figlio e lo porta alla sua guancia. Cioè, possiamo dire che tutta quanta la parola di Dio è permeata, no? Presenta, anzi si presenta lui stesso verso la sua creatura come tenerezza. Quindi Dio, madre e madre e padre ed è figlio, perché a un certo punto ha tanto amato il mondo da dare il figlio suo unigenito, Gesù Cristo. Gesù è l'incarnazione della tenerezza. Lui stesso, mentre camminava tra la gente, che cosa faceva? Che cosa vedeva? Guardando le persone, gli ultimi, guardando i malati, i lebbrosi, i ciechi, si muoveva con passione. E la compassione è un aspetto fondamentale della tenerezza. Come ad esempio anche in quella bellissima parabola del buon samaritano. Lì Gesù in poche parole mette in evidenza, potremmo dire che quel quadro è in fondo la presentazione di lui stesso. Lui è il buon samaritano che va incontro agli ultimi, che cura il figlio, che non si dimentica di nessuno. Incarna quindi la tenerezza. Lo stesso Papa nella Fratelli Tutti a un certo punto ci dice, e quindi l'aspetto anche della tenerezza, mette in evidenza la cosiddetta benevolenza, e dice che bisogna liberarsi a trovare ciò che vale di più il meglio degli altri. Ad esempio in vita sana, che possa quindi stare bene, che si possono perseguire i giusti valori, non solo quindi il benessere materiale. Benevolenza è voler bene l'altro. E voler bene significa fare in modo che tutto quello che si può dare lo possa rendere sereno, potremmo quasi dire felice, ma la felicità è quando uno sa di sentirsi amato. Quando noi portiamo attraverso la benevolenza il nostro amore alle persone che ci sono accanto, queste persone stanno bene, lo stare bene. Non dobbiamo quindi scoraggiarci, perché Gesù ci affianca in questo cammino. Noi dobbiamo cercare proprio di imparare ad essere tenero. È una società in cui tutto sembra invece duro, e tutto sembra, diciamo così, aggressivo. Noi dobbiamo invece rompere l'aggressività attraverso la tenerezza. In un rapporto anche di litigio spesso capita che se due persone litigano, se uno alza la voce, che succede? L'altro alza la voce e così non si finirà mai. Ma se uno dei due invece inizia ad essere calmo, riesce a comunicare la calma alla persona che sta accanto.
bisogna sperimentare questo, e così succede, perché non ha più un interlocutore da controbattere, non c'è più. Anche questa è una strategia per poter portare alla pace. E noi abbiamo letto questo brano meraviglioso del Vangelo di Luca, dove appunto mette in evidenza proprio come possiamo imparare ad essere fedeli, seguendo quanto ha fatto Gesù. Allora, queste due persone che ormai tristi, deluse, discepoli dell'Evangelista, hanno quindi vissuto l'esperienza del Cristo, fino a qualche settimana prima l'hanno visto entrare in Gerusalemme nella gioia, e invece poi è stato preso, prigioniero, fustigato, messo a morte. E quando poi dicono certe donne hanno parlato che fuochi è risorto, però lo dicono con un tono come se non credessero. A questo punto chiaramente Gesù, che li ha affiancati, si è incuriosito e chiede: ma di cosa state parlando? L'affiancamento, l'accompagnamento, l'ascolto sono tutti aspetti che ci devono aiutare ad educarci per poter giungere ad essere delle persone tenere. Proviamo un attimo a poterlo vivere anche all'interno della nostra relazione di coppia, no? Affiancare, ascoltare, accompagnare. A un certo punto Gesù inizia a spiegare tramite la sua scrittura tutto quello che è successo, doveva accadere, e poi alla fine lo riconobbero solo con quel gesto dello spezzare il pane. E quando poi hanno ripreso la forza della missione, perché erano discepoli, quindi stavano alla seguire di Cristo, e forse potrebbe essere anche uno di quei due che il Signore, se vi ricordate in alcuni passi, li mandò due a due, forse potrebbe essere anche di questi, quindi che erano andati anche a proclamare il regno di Dio dopo aver ascoltato dal Signore, però erano delusi, avevano perso questa forza di poter essere dei missionari. E Gesù invece, attraverso questo accompagnamento, questo ascolto, questo parlare, questo giustificare quanto era accaduto attraverso la Sacra Scrittura, e questo riconoscerlo poi attraverso lo spezzare del pane, hanno ridato forza a queste persone, a questa coppia, a questi discepoli. E così alla fine hanno detto: ma non quanto parlava, ma non c'è ardeva il cuore. Ora noi dovremmo alla stessa maniera poter gustare la presenza di Gesù, che lo facciamo spesso, no? Quando ascoltiamo la parola, quando partecipiamo alla Santa Messa, quando partecipiamo alla adorazione. Dovremmo realmente sentire la sua presenza e fare in modo che questa sua presenza proprio ci riscaldi, ci infiammi il cuore. Dovremmo avere questo atteggiamento quando stiamo accanto a Lui, perché solo così potremo avere la forza di poter essere dei veri testimoni, dei veri testimoni della tenerezza di Dio. E oggi, se vogliamo che il mondo sia salvato, Gesù, Dio, si serve anche di noi. La tenerezza salverà il mondo. E alla fine vi ho lasciato una domanda che chiaramente ci aiuta un po' a riflettere su quanto noi viviamo la nostra relazione di coppia e non solo. Quali sono gli atteggiamenti di tenerezza che mettiamo in atto nella nostra relazione di coppia, come genitori nei riguardi dei nostri figli, come persone che fanno parte di una comunità? Tenendo presente quindi tutto quanto è stato detto su che cos'è la tenerezza e su come Gesù ce la può comunicare affinché il nostro cuore si infiammi, iniziamo anche a guardarci dentro e vedere se noi nel nostro piccolo riusciamo a manifestare questa tenerezza. E c'è un piccolo esercizio, io adesso lo metterò sempre, quello del rapporto di coppia, di avere il momento in cui la coppia si siede e si guarda negli occhi. Questa volta si guarda negli occhi
e uno deve comunicare all'altro. Vedo, io mi vedo, così ti guardo, nel caso specifico, alla tenerezza. E poi si volge la domanda al coniuge, e tu come mi vedi? E viceversa. È chiaro che tutto questo deve avvenire in un atteggiamento di nudità. Non è il momento in cui ci andiamo a scaricare tutto. Tu sei così, no. Cerchiamo di capire invece quello che io sento. Perché dire io mi vedo così riguardo alla tenerezza, vuol dire ciò che io sento riguardo alla tenerezza. E tu come mi vedi riguardo a questo aspetto? E viceversa. Quindi diventiamo l'uno lo specchio dell'altro. E come dicevo, è bene che tutto questo avvenga con un atteggiamento di benevolenza, benevolenza, voler bene all'altro e con grande umiltà.